Siamo al 26esimo, bel lavoro di Diaz e Berti da pochi passi depone in rete la palla dell'1-0. Nella ripresa stessa musica e al 19esimo il gol del raddoppio, fuga di Di Chiara, tiro e deviazione in rete di destro che inganna Pazzagli. Galvanizzata dal 2-0 la Fiorentina insiste, Antonioni per Diaz, ma l'argentino trova Pazzagli sulla sua strada. I due ci riprovano al 41esimo, ma è l'Ascoli, proprio in zona Cesarini con Scarafoni, a togliere, come ha detto Landucci, la ciliegina dalla torta di Antonioni e compagni. Finisce 2-1.